E buonasera, buonasera, bella gente, buon venerdì soprattutto e benvenuti in questa nuovissima puntata di Ozio Lord, dedicato anche un po' al ciclo retro games e storia. Scusatemi, mi è venuta una cosetta. Storia, infatti oggi come live speciale che voglio dedicare specialmente per chi è appassionato come me, facciamo i nostri auguri, anche se è stato qualche giorno fa. La PlayStation 1, o meglio dire la casa Sony, ha appena compiuto 30 anni dall'uscita della prima console Sony, la mitica PS1. Bene, raga, prima di iniziare, come sempre, vi ricordo a tutti che oltre a me c'è sempre tanta bella gente simpatica. Stasera abbiamo Nora su Twitch, Babalussi, la sala giochi, Sara Conno, il gruppo di Tagi Club, Yuk, Joseph, Glitterod, Aleskin Sensei, Sam Phoenix, Tornata in Live, Vivi Sector, Bad Gunner, Kala, Axe Gladius ed Eclet. Allora, raga, come potete vedere, là tengo tutta esposizione quasi Sony, in effetti, che qua così in Trust e ovviamente Microsoft. E soprattutto, beh, se avete notato, la mia ho cominciato a collezionare persino le bevande della Monster. Ecco qui. La mia PS1 mi sembra solamente ieri. Infatti, a dicembre compirà gli anni. Il 25 dicembre del 1998 fu proprio l'anno in cui la ebbi in regalo per Natale. Il mio primo gioco all'epoca, beh, fu quello di auto, il primo Trucks in effetti. Poi seguito fu Metal Gear, Resident Evil, Silent Hill, Clock Tower, Crash Bandicoot, Medieval, Otherworld e moltissimi altri titoli PS1, Tekken, Street Fighter che non potrò mai dimenticare. Ancora oggi è in ottime condizioni. Le memory card le ho recuperate. Purtroppo quella che avevo parecchie memory card PS1, ma le ho perse a causa degli sfratti che ho fatto con il tempo. La mia lampada UV che è stato un bel regalo che mi hanno fatto me e Fabio Tecax, che gli ha sempre tutto il cuore. Da poco ho finito di cenare e mi gusto una birra. Ecco solo birra europea, britannica, olandese, se svedese, se tedesca non ne parliamo proprio, che quella è top e ogni tanto. Come vedete stasera su Rai 4 viene trasmesso Prey, il primo prequel della serie di Predator. Infatti in questo film verranno fatte parecchie citazioni dei primi due capitoli, specialmente se vi ricordate il secondo, la famosa pistola della data 1716. Ora torniamo a noi. Passiamo comunque anche agli altri, sempre omaggio PS1. Guardate qua che ho ancora. Mi uscì insieme alla console. Infatti, come vedete, la mia è la console della terza generazione con il DualShock. La prima console che uscì all'epoca aveva solamente il DualSense normale, senza il DualShock, che così veniva ricordato. Poi tra i titoli PS1 che attualmente ho a disposizione ho i tre capitoli di Resident Evil, diretto Cult, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Nemesis. Poi la mia prima rivista PS Mania che rimane nel cuore. Ecco qua, intanto sfoderiamo gli unici primi due manuali che contengono le console dedicate al retro. Il primo volume che ho recuperato, La grande storia dei games, alla quale qui vedremo proprio tutte le console, compresa la PS1, proprio qui in basso. E poi prendo anche la prima rivista della PS Mania 2024 che ho recuperato col tempo, che ora vi mostrerò man mano. Questa live non so quando potrebbe durare, ma secondo me sarà abbastanza corta.
Ecco qua, come vedete ho tutte le riviste PlayStation, le prime proprio della PS1, la PlayStation Tips, alla quale avevo la soluzione in Medal, il primo Medal of Honor che ho preso all'epoca, e Resident Evil 3 Nemesis. Tutte riviste PlayStation, PlayStation Magazine, che qua si collega ai tempi di PS3, la Power Station, altra rivista dedicata al mondo Sony, in cui ho la soluzione di Parassiteve 2 e molti altri, e altre riviste per Microsoft e via dicendo. Ecco qua una bel, la prim, un bel primo piano. Hardmine, io ho giocato solamente al primo. Ecco un'altra rivista sempre dedicata, la Play Generation, sempre per l'epoca PS3. Poi non dimentichiamoci mai le nostre riviste PS Mania, eccole qua. Adesso prendiamo la numero 1, che c'è proprio l'articolo dedicato a Sony. Ecco qua. Ora vi mostreremo un paio di immagini e man mano continueremo. Poi ovviamente vi mostrerò anche. Sono già in Twitch. Sto seguendo il nostro Nolino che sta portando Indiana Jones. E qua ci sono io. Ecco qua, la prima rivista magazine, alla quale qui c'è proprio un articolo dedicato a PS1, che ora vi mostrerò subito. È proprio nell'ultima pagina. Eccola qua. Questa era la prima generazione Sony, la prima PlayStation, e questo era il primo controller alla quale io all'epoca, quando ebbi il regalo, ottenni il controller bianco. Infatti la PS1 quando uscì, le prime versioni a colore furono bianco e grigio, poi uscì la versione rossa, la versione nera, verde, se ricordo bene anche un tipo trasparente. Ecco qui una piccola dedica proprio, come ben tutti ricorderete, è stata proprio la prima console ad entrare a casa nostra. I suoi principali avversari furono la Nintendo 64, la Sega Saturn, poi la Dreamcast e molte altre ancora. Ecco qua, qui viene evidenziati i vari modelli. Ecco qua, io ho proprio questo qua. Le varie memory card, i vari accessori, con questo ti permetteva di giocare in quattro. La scheda grafica, la CPU, la RAM, i principali titoli, ovviamente qua tutti per la nostalgia. Infatti ora vi mostrerò anche un ingrandimento proprio dalla mia.
Ovviamente non posso mostrarvi molto perché, come sapete, qua c'è il diritto di copyright. Ecco qua. Ora adesso mostriamo l'altro manuale sacro. Io li chiamo così. Il mondo dedicato al retro. Una console Atari. Io non ho mai avuto la fortuna. Questo, ad esempio, ce l'aveva un amico di mio padre. Allora, se ricordo bene, dovrebbe essere la penultima pagina. Questo eccola qua. La sfida di Sony. La sua evoluzione. Aspettate, non vorrei riuscire a prendere la pagina. Eccola qua. Vedete, qua viene specificato proprio come è iniziato tutto. L'albero genealogico fino alla data del dicembre del 1994. Questo fu il primo tanto esperimento che poi, vi dico la verità, non l'ho mai visto in circolazione. Da quello che so, alcuni modelli sono stati persino messi all'asta e venduti. Questo è l'ultimo modello di PS3, come vedete. La PS2 Slim. Questo fu il mio secondo regalo che ebbi il 16 agosto del 2000, 2006. Ecco qui la mia PS, ancora in belle condizioni, eh? Guardate come sono consumati i DualSense. Ancora in perfette condizioni. La pulisco, la sistemo e ogni volta ci gioco anche per farla tenere operativa. Vediamo un po' se. Vedete, da qua mettevi il CD play di qualsiasi musica e qui si accedeva alla memory card. Potevi fare copia, copia super ed elimina. Che ricordi, eh? Ora vi mostro. Ecco qua.
Bellissimo, eh? Che suono. Ma soprattutto sentite, che silenzio. Dici, di demone esistono 5. Io, beh, ovviamente, man mano che usciva una console Sony, ne venì pubblicata un'edizione. Ah, che peccato, si è bloccato. Vabbè, a parte che poi prima o poi lo devo portare, perché almeno così vi mostrerò tutto. Tutti i principali giochi presenti. Che storie, ragazzi. La mia PlayStation 1 compierà proprio 26 anni. Ecco il suo contenuto all'interno: Gran Turismo, Tekken, Medieval e Cool World. Come trailer sono presenti Metal Gear, Spice World, Spyro e il terzo capitolo di Crash Bandicoot World Strike. Come potete vedere, tutta la maggior parte dei titoli che ho a disposizione sono proprio marchio Sony. E qui poi ho anche le altre mie piattaforme. Poi appena sarà possibile, devo. Purtroppo la PS3 che avevo ci ha lasciati. E spero che appena avrò la possibilità di recuperarne un'altra, la rimetterò qui. Questo è il CD demo della PS2. E qui ne ho altri che ho recuperato. Diciamo che li hanno quasi buttati e io invece li ho recuperati. A me sarebbe stato un peccato buttarli nell'immondizia, vi dico la verità, eh. Non so se funzionano ancora, però a me sarebbe stato un vero dispiacere. Per un collezionista come me, che sono stato fedele alla sé. È dedicata al retro, alla quale io seguo Nolan ed emulare che passione, sala giochi, Norisawa, Roger Steel, che sono tutti retro games come me, Lady Lea, Onihora, altri streamer dedicati al retro e molti altri ancora, eh. Abbiamo una bellissima community dedicata a tutto questo mondo videoludico. Eccolo, si può dire, però li ho messi proprio nell'ordine perfetto. 1, 2, 3, 4, 5. Poi chissà, se arriverà la sesta sarà il top. Va bene ragazzi, direi che ora mi fermo qui. Giusto per qualche minuto, poi vedrò se faccio qualche altra live retro tramite PS1 o le varie piattaforme successive. Vabbè, grazie a tutti per questa, diciamo, una ventina di minuti di compagnia. Vi auguro a tutti sempre una buona serata, soprattutto al mondo retro e non molto altro. E ci beccheremo sempre durante la settimana. Ma vi chiedo scusa se sto facendo live un po' troppo brevi, ma sto facendo alcuni lavoretti serali e gli orari sono parecchio pesanti per i miei gusti. Ma come vedete ho finito di cenare, di sistemare un po' casa. E man mano vedrò anche di mettere altre belle cosucce.
Tra gli altri aggiornamenti, beh, come ben tutti, beh, sappiamo, mo c'è il conto alla rovescia. Oggi ne abbiamo 5, mancano 26 giorni alla fine dell'anno e vedremo un po' le novità. GameStop ha ufficializzato la vendita totale di tutte le sue attività. Non vi so dire qui in campagna chi prenderà la gestione. Da come ho ben capito, la Game Life dovrebbe prendere l'acquisizione di tutte le zone, ma non vi so dire se arriveranno fin qui a sud. A parte, ho visitato il loro sito e devo dire che c'è una bella sezione dedicata al retro e credo che più avanti potrei fare qualche acquisto in futuro. Ok, ci beccheremo o a breve o se ne parlerà comunque domani. Grazie a tutti, buona serata, buona cena per chi non ha cenato ancora, un bacione a tutti e alla prossima gente e tanti auguri al mondo Sony. Ah, come ultima cosuccia, aspettate, penso che sicuramente molti di voi avrete visto, ora adesso ve lo faccio vedere. Bello, eh? Grande omaggio, ragazzi. Grande omaggio. 30 anni. E ci sono tutte, eh? Ci sono tutti i temi. Riesco a visualizzare gli altri, mannaccia. Vabbè, fa niente. Comunque, questo è il tema. Attualmente, da come ho ben capito, sarà provvisorio, però i fan stanno chiedendo di tenerlo fisso. Sarebbe una cosa stupenda, veramente, ragazzi. Ok, a meno che ho mostrato l'ultima cosa che ha fatto la Sony per celebrare i 30 anni della serie. Dunque, io adesso mi fermo e poi vediamo un po' se faccio live. Grazie a tutti, ci becchiamo o se ne parla in settimana. Notte, notte.